Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio. Si è svolta presso il comune di Orvieto, promossa dal sindaco Giuseppe Germani, la riunione tematica su impianti per la produzione di energia eolica sul Monte Peglia, alla quale hanno partecipato i sindaci Sauro Basili di Alerona, Maurizio Terzino di Fabro, Fabio Roncella di Montegabione, Vittorio Tarparelli di Parrano, Giorgio Cocco di Porano e Marsilio Marinelli di San Venanzo. Il sindaco di San Venanzo Marinelli, unitamente al sindaco di Parrano Tarparelli, hanno evidenziato che sono prevalentemente i loro territori ad essere potenzialmente interessati dal progetto promosso dalla società Innova Wind per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia eolica. Questo progetto, per il quale è in corso una procedura di valutazione di impatto ambientale da parte della Regione Umbria, il cui termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei singoli cittadini, associazioni e comitati civici scadrà il prossimo 18 aprile, prevede la realizzazione di numerosi torri alte 150 metri, di cui 100 metri fuori terra, che provocherebbero un irreparabile danno ambientale sia di impatto che di disboscamento, insieme ad un aumento esponenziale di inquinamento acustico prodotto dal moto delle pale lunghe decine e decine di metri. Dopo aver ricordato che è stata intrapresa da tempo la strada politica della completa contrarietà alla realizzazione dell'opera e che parte dai comuni di San Venanzo e Parrano, è stata più volte avanzata la richiesta alla Regione Umbria di un'integrazione del regolamento regionale 7/2011, prevedendo di inserire le aree individuate nell'ostina del Monte Peglia tra quelle non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetica rinnovabile eolica. I sindaci dell'Orvietano hanno convenuto sulle opportunità di presentare osservazioni congiunte tra tutte le amministrazioni comunali comprensoriali, sottoscrivendo altresì un documento condiviso da inviare alla Giunta regionale dell'Umbria, che verrà consegnato nei prossimi giorni alla governatrice Catiuscia Marini. I sindaci hanno convenuto infine sulla necessità di presentare in tempi brevi un piano energetico comprensoriale alternativo ad un invadente sistema di produzione di energia elettrica. Si svolgerà mercoledì 11 marzo nella sala conferenze dell'azienda ospedaliera Santa Maria l'incontro sul tema integrazione e sviluppo dei servizi dell'azienda USL Umbria 2 e dell'azienda ospedaliera di Terni, per fare il punto sulla situazione con le istituzioni, gli operatori sanitari e i cittadini, sugli obiettivi raggiunti e sui programmi messi in campo dalle due direzioni per rendere i servizi sempre più efficienti al passo con le nuove necessità della popolazione. Alla conferenza saranno presenti le massime autorità locali e regionali. Il programma prevede in apertura l'intervento del sindaco di Terni Leopoldo Di Girolamo, cui faranno seguito quelli del direttore generale dell'azienda ASL Umbria 2 Sandro Fratini, del direttore generale dell'azienda ospedaliera Andrea Casciari, del direttore regionale alla sanità e coesione sociale Emilio Duca e del magnifico rettore dell'Università di Perugia Franco Moriconi. Concluderà i lavori la presidente della giunta regionale dell'Umbria Catiuscia Marini. Alla conferenza programmatica di Terni farà seguito giovedì alle 11 l'evento Lo sviluppo dei servizi sanitari nel territorio orvietano, che si svolgerà nella sala riunioni dell'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto. Anche in questo caso l'apertura dei lavori è affidata al primo cittadino Giuseppe Germani, poi dopo la relazione di Fratini gli interventi di Gabriele Rino Napoli, Emilio Duca e Franco Moriconi. Conclusioni sempre affidate alla governatrice Marini. Dall'alto piano della Fina all'alto Orvietano è ancora forte l'attenzione sui progetti di realizzazione di due impianti a biomasse rispettivamente a Castelviscardo in località Trattoio e a Fabri in località Colonnetta. Nel dibattito si inserisce ora anche l'amministrazione comunale di Figulo, invitando i cittadini a un'assemblea pubblica voluta per condividere informazioni e confrontarsi su un tema particolarmente sentito per le sorti del territorio. Di centrale biomasse, salute e ambiente si parlerà lunedì prossimo alle 21.15 nella sala polivalente Il Teatro. Molti cittadini, affermano gli amministratori, stanno chiedendo in questi giorni informazioni circa la centrale a biomasse autorizzata nel comune di Fabro. Sullo stesso argomento è convocata per venerdì alle 21 nella sala polivalente di Montegabione l'assemblea popolare permanente sul tema la nuova centrale a biomasse di Fabro, tecnica, ambiente e salute, la posizione dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale di Orvieto, assessorato alle pari opportunità, ha indetto il concorso intitolato DONNA, acronimo di un'ampia serie di significati, rivolto agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e agli alunni delle classi primo, secondo e terzo degli istituti di istruzione superiore del territorio. Il concorso dirige, organizza, nutre, dona, ama, è realizzato in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Orvieto Baschi, con l'Istituto Comprensivo Orvieto Montecchio, l'Istituto di Istruzione Superiore Artistica Classica Professionale di Orvieto e l'Istituto di Istruzione Superiore Scientifico Tecnico di Orvieto. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la sede comunale dall'assessore alle pari opportunità Cristina Croce. Presenti Mario Gaudino, dirigente dell'Istituto Comprensivo Orvieto Montecchio, e Umberto Cantoni, vicepreside dell'Istituto di Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale. Katia Sagrafena, direttore generale di Vetri S.p.A., l'azienda orvietana
che per conciliare le esigenze del lavoro e della famiglia dei propri dipendenti, donne e uomini, ha dato a Vedria Corporate Campus con spazi creativi e culturali. L'amministrazione comunale, in particolare il mio assessorato alle pari opportunità, ha pensato di porre in essere delle iniziative di natura non sporadica, ma che avessero un significato e soprattutto che ponessero in essere l'inizio di un percorso che poi proseguisse negli anni a venire. Il compito dell'amministrazione, secondo me, è quello di sensibilizzare ed educare i giovani, i nostri figli e le nuove generazioni alle tematiche di genere. È per questo che insieme ai presidi dell'istituto istituti comprensivi Orviato Montecchio ed Orviato Baschi e a quelli degli istituti di istruzione superiore abbiamo pensato di promuovere un concorso rivolto alle scuole, quindi alla terza media e al primo, al secondo e al terzo anno degli istituti di istruzione superiore, intitolato Donna, dove l'acronimo della parola donna sta per alcuni significati, diciamo, che vanno ad identificare la femminilità e le caratteristiche di una donna. La D sta per dirige, la O sta per organizza, la prima N sta per nutre, la seconda N è nella parola dona e la ultima A sta per ama. Questo darà lo spunto ai ragazzi per, attraverso degli scritti, dei temi, delle poesie o dei disegni, per approfondire, per fare una riflessione sull'immagine della donna che svolge tanti ruoli importanti nella società contemporanea, cercando di passare oltre allo stereotipo e ai luoghi comuni purtroppo legati appunto all'immagine della donna. Quindi un concorso chiaramente di natura educativa che poi sarà premiato nella giornata del 9 maggio, quindi la giornata dell'Europa, nella quale poi sarà svolta una diversa iniziativa legata appunto anche ai temi dell'Europa. Questo concorso, questa iniziativa è stata favorevolmente accolta da tutte e quattro le librerie del territorio, da Vetria, che darà appunto anche lei un contributo per quanto riguarda i premi del concorso, dal Teatro Mancinelli e da Euronix, che appunto metteranno a disposizione dei premi per i vincitori. Quindi sono stata anche particolarmente contenta, diciamo, dell'entusiasmo con cui è stata accolta da parte comunque delle aziende anche e dei soggetti che lavorano, insomma, sul territorio. Credo che sia l'inizio di un percorso importante. Insieme a questo sta per partire la istituzione della Commissione Pari Opportunità Istituzionale attraverso l'iter previsto appunto dallo statuto e dalle normative, e anche quello è un punto importante. La Commissione Pari Opportunità fino ad ora si era limitata, diciamo, a fare delle iniziative limitate ad un tavolo di discussione, mentre non era stata mai istituzionalizzata all'interno del comune. Quindi due iniziative mirate, due iniziative concrete per ricordare, insomma, per l'8 marzo in una maniera un pochino diversa dal solito. Presso la residenza municipale il sindaco di Orvieto Giuseppe Germani ha ricevuto l'ambasciatrice della Repubblica Slovacca in Italia, Maria Krasnokorska, accompagnata dal direttore dell'Istituto Slovacco a Roma e dall'addetto agli affari culturali. La visita è parte del progetto avviato dall'amministrazione comunale per sviluppare in ambito internazionale le potenzialità che offre la città di Orvieto e favorire da un lato le esportazioni delle nostre eccellenze e dall'altro l'interesse degli stranieri verso la nostra città. I flussi commerciali tra Italia e Slovacchia sono di buon livello, l'Italia è all'ottavo posto sia tra i fornitori sia tra gli importatori. I flussi turistici verso il nostro paese rappresentano un dato molto interessante. L'Italia è il terzo paese al mondo meta del turismo slovacco, che privilegia città balneari e città d'arte, oltre al fatto che è rappresentato per la quasi totalità dai viaggi lunghi, che hanno raggiunto nel 2013 quasi 2 milioni di pernottamenti solo in Italia. Innanzitutto vorrei ringraziare signor sindaco per un'accoglienza gentilissima, grande e brava. Sono molto contenta di essere qui a Orvieto con i miei colleghi, direttore dell'Istituto Slovacco a Roma e dottoressa Carta, responsabile per la cultura. E ovviamente siamo qui per parlare, per scambiarsi le idee sulle possibilità della collaborazione
La Slovacchia, noi siamo 5 milioni, non siamo un paese grandissimo, ma con la storia, con la cultura grandissima. E abbiamo tante cose a offrire, e Orvieto con la sua storia, la cultura, la tradizione. Allora cerchiamo oggi, insieme con il signor Sindaco, trovare i punti della collaborazione concreta, dei progetti, e poi identifichiamo insieme anche le città in Slovacchia per la collaborazione futura. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arretti Acquesio, torna puntuale tra un'ora.